Siamo qui con David di Forgotten i Domeni, un attivista italiano che segue la situazione da ottobre. Puoi raccontarci qualcosa su com'è la situazione oggi qui ai Domeni? Oggi, oggi la situazione, credo nel campo ci siano più o meno tra le 8.000 persone. Da 4-5 giorni sta piovendo ininterrottamente, stiamo praticamente sprofondando nel fango e diverse migliaia, credo, a sto punto sono tornate ad Atene o hanno riempito diversi campi profughi che si trovano in Grecia, tra Tessaloniki, Atene e alcuni paesini limitrofi nelle zone. Altri invece, chi non ha più i documenti, sono stati spostati direttamente nei centri di detenzione e già nei centri di detenzione hanno iniziato a fare le deportazioni verso la Turchia. Ci sono degli aiuti che arrivano qui, com'è la situazione a livello di aiuti nazionali e internazionali? A livello di aiuti nazionali ci sono alcune ONG che si occupano più o meno della distribuzione del cibo, dell'attenzione a livello medico, però credo che gran parte del lavoro venga svolto da volontari indipendenti che attraverso il proprio fundraising o attraverso aiuti direttamente da persone che stanno in altri paesi riescono ad arrivare là dove lo Stato e dove gli aiuti governativi non arrivano, quindi a essere solidali verso le persone, a distribuire cibo, a distribuire coperte, a distribuire vestiti e ad essere presenti soprattutto e a condividere quello che sta succedendo davvero e non solo lavandosi la coscienza. In questi giorni stiamo assistendo a diverse proteste dei migranti. Ci puoi raccontare un po' com'è cambiata la situazione in questo frangente rispetto a quest'inverno? Noi siamo qua presenti da ottobre e sinceramente il contesto da novembre-dicembre è cambiato, mentre a novembre-dicembre era molto più, diciamo così, internazionale, in quanto c'era presenza di persone dal Marocco, dalla Tunisia, quindi da tutto il Maghreb, da Siria chiaramente, Iraq, però c'era molto più, diciamo così, era molto più eterogeneo il contesto stesso e anche le persone erano molto differenti rispetto ad ora, non c'erano tante famiglie, non c'erano tanti bambini come adesso e quindi anche le proteste erano molto più dure, molto continue, tutti i giorni, quotidiane, però erano molto più dure, mentre adesso invece anche con la presenza dei bambini e delle famiglie credo che molte persone si limitano a una protesta più pacifica. Grazie.